Il Papa arriverà qui all'ingresso della Basilica, sarà accolto da Marco Impagliazzo, che è il presidente della comunità di Sant'Egidio, e poi avrà inizio, dopo una serie di incontri privati, la liturgia della parola con l'ingresso della Bibbia, la lettura del Vangelo. Ci sarà una meditazione del parroco di Santa Maria in Trastevere, Don Marco Gnavi, ma intanto vediamo che sta per arrivare proprio Papa Francesco, la sua macchina ha fatto l'ingresso all'interno della piazza, una delle piazze più amate dai romani. Ecco, vedete che è accompagnato dagli uomini della sicurezza. E dicevamo, si continuerà con il Padre Nostro e poi lo scambio di un saluto di pace e ancora le testimonianze di un'anziana, un rifugiato, una giovane e un mediatore internazionale. Avete sentito, è sempre una bella cosa accogliere il Papa. Sì, mi sembra che anche lui sia molto contento, sorridente. Ecco il professor Riccardi che lo ha salutato, questo è Don Marco Gnavi, prima l'aveva salutato il presidente di Sant'Egidio Marco Impagliazzo, adesso sale su questo rifugio che abbiamo allestito proprio per l'occasione in modo che possa non bagnarsi come è successo già in altre occasioni, perché poi al Papa piace incontrare le persone, ma preferivamo che non lo facesse, diciamo, dovendosi bagnare. Ecco. Ecco, adesso subito quindi tutta la piazza può vedere il Papa. Come vedete sono tantissimi, di ogni età, di ogni condizione sociale, tutti amici di Sant'Egidio, che oltre ai membri effettivi conta veramente una rete di solidarietà solidale veramente amplissima. Ci sarà il saluto del presidente Marco Impagliazzi. Ecco qui, ascoltiamo. Nella nostra casa, nella nostra chiesa, tante persone che vengono a pregare. È anche una speciale vocazione quella di essere romani, vivere con le porte aperte. E la ringraziamo per essere qui per questo anniversario. Siamo tanto felici e tanto grati per la sua presenza. Con lei vogliamo non tanto guardare agli anni trascorsi, ma il futuro della comunità. Una comunità in uscita verso le periferie della città e del mondo. La città, come lei sa, è stata sempre il nostro orizzonte, fin dai primi passi. Soprattutto la città nascosta, la città sconosciuta, quella della povertà, dell'esclusione. I primi bambini della Scuola della Pace, Andrea Riccardi e i suoi amici, li incontrarono sul greto del Tevere, in baracche che erano nascoste dai cartelli pubblicitari che erano stati messi per nascondere i poveri durante le Olimpiadi del 1960. Allora ci si chiese: dov'era la Chiesa tra quelle persone? Dov'era Dio in quei luoghi? Per questo, insieme alla Scuola della Pace, iniziamo ad aprire il Vangelo per rendere presente Gesù tra quella gente abbandonata. Il Vangelo nella città e il Vangelo per tutti, nessuno escluso. La parola è stata la nostra bussola, la città il nostro orizzonte. Dalla comunicazione del Vangelo è nato il frutto che lei vede oggi, un frutto un po' bagnato, ma molto bello. E siamo in tutto... Siamo in tutto debitori alla parola di Dio. Abbiamo qui intitolato Lampada per i nostri passi, ma siamo anche debitori allo Spirito Santo. La parola ci ha liberato dall'ideologia e dalla tentazione dell'autoreferenzialità. Dio non è un sogno, la parola non è un sogno, ma la parola fa sognare. Dice il Salmo 126, quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. La parola ci ha fatto sognare.
noi uomini e donne dai piccoli orizzonti, e con la parola poveri ci sono stati maestri in tante occasioni. Che triste, Padre Santo, una Chiesa che ha i poveri come clienti e non come fratelli. Che triste sarebbe una Chiesa così. Grazie, Padre Santo, per aver portato con la sua parola e i suoi gesti i poveri al cuore della Chiesa e aver... parte di un'altra, ma è per tutti. Così ci ha chiesto Gesù, che ha versato il suo sangue per tutti. Mentre gli uomini escludono, lo si è fatto con gli ebrei, lo si è fatto con i neri, lo si è fatto con i rom, oggi lo si fa con i profughi. Gli uomini escludono, Gesù ama tutti. Venite voi tutti che siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro. Ha detto, tutti, non qualcuno, non molti, tutti, senza eccezioni. Ecco l'orizzonte al quale vogliamo guardare mentre comunichiamo il Vangelo. Ce lo insegna lei ogni giorno, Padre Santo, con la sua predicazione. L'ha detto anche stamattina Angelus, molto bello. Con lei vogliamo sognare una Chiesa popolo di tutti, nessuno escluso. Tocchi il cuore di tutti senza esclusioni. Allora, ancora una volta, benvenuto e soprattutto conti sulla nostra preghiera. Grazie, Padre Santo. Buonasera. Non tanto buona, no? Il dottor Impagliasso ha detto che Roma ha le porte aperte, ma anche il cielo ha le porte aperte e ha buttato giù tutta l'acqua e ci sta bagnando, eh? Ma sempre con le porte aperte. Grazie, grazie di venire, grazie di essere qui. Grazie della vostra generosità. Qui dentro c'è generosità. Cuore aperto anche, eh? Cuore aperto per tutti, 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 senza distinguere, questo mi piace, questo non mi piace, questo è amico, questo è nemico, no, tutti, tutti, il cuore aperto per tutti, e questo fa che la vita vada avanti. Vi ringrazio tanto, vi auguro il meglio a ognuno di voi, alle vostre famiglie e anche ai vostri sogni. Che il Signore vi benedica e pregate per me. Grazie. E abbiamo ascoltato già il primo fuori programma di Papa Francesco, non era previsto che parlasse qui all'aperto, ma ovviamente le condizioni meteorologiche gli hanno imposto di rivolgere un pensiero alle tante persone che sono qui fuori. Tra l'altro ci scusiamo dei problemi tecnici, sono dovuti appunto al temporale che in questo momento infuria su Roma. E il Papa ha fatto il suo ingresso già, è nel portico, se non mi sbaglio, di Santa Maria in Trastevere, dove sono stati posizionati anche alcuni malati. Augusto, già le primissime parole sono già un programma per i prossimi 50 anni della comunità. Sì, mi piace molto e vorrei sottolineare questo aspetto, che mentre Marco Impagliazzo ha ricordato gli inizi nella periferia romana, le baracche sul Tevere, ed ha concluso dicendo il problema dei cristiani non è rivolgersi a qualcuno, a molti o a troppi, il problema è tutti. Ed è una cosa che subito il pontefice ha ripreso dicendo che bisogna essere aperti col cuore verso tutti, ed ha insistito molto su questo tutti. Cioè tutti gli uomini sono questione della Chiesa. A me sembra una cosa molto bella. E poi l'altra parola del pontefice, avanti, è un suo incoraggiamento ricorrente, anzi potremmo dire che è il suo tratto distintivo quando parla con chi gli viene incontro, chi viene a salutarlo, chi gli rivela anche problemi, preoccupazioni. Sì, molto bella questa immagine in cui si ferma a parlare con
una ragazza, devo dire, vabbè, è un po' quello che ci aspettavamo da Papa Francesco, che ci stupisce sempre anche col fuori programma del primo saluto a tutti quanti, e che, come dire, ha un rapporto con le persone che è veramente unico, e questo è un, come dire, uno stimolo per noi ad imitare questo gesto di uscita, di apertura, di ascolto, appunto, che deve riguardare veramente tutti. Adesso si trova ancora all'esterno della Basilica, in questo portico che dicevamo è un po' un luogo simbolo anche di Roma. Pensate che nel portico di Santa Maria di Trastevere durante il Medioevo erano affissi tutti gli strumenti dei bulli. Chi decideva di cambiare vita lasciava proprio accanto su una delle pareti del portico l'arma con cui aveva, insomma, fatto la vita brava, ed era il segno della sua conversione. E quindi è molto bello che questo luogo sia di nuovo un luogo per il popolo, non solo per i romani ma per tutti. Certo, e poi è bella anche questa tradizione di questo luogo, appunto, senza scalini, che fa sì che la popolazione, il popolo, si possa rivolgere al Signore e possa cambiare la vita. Un tempo erano, diciamo, i pugnali, eccetera, eccetera. Oggi si tratta di disarmare i cuori da tanta predicazione dell'odio, della vita egocentrica ed egoista, mirata soltanto al successo personale. Invece il problema è anche cominciare a riragionare con un noi fraterno, un noi solidale, che possa cambiare la vita di tanti. Ed ora finalmente Papa Francesco è sicuramente all'asciutto, questo possiamo garantirlo, in uno dei luoghi più belli di Roma, la Basilica di Santa Maria in Trastevere. Tra l'altro ha, secondo la tradizione, la fama di essere il primo luogo di culto cristiano nella città eterna. Poco vicino c'era il porto fluviale, quindi è molto probabile che le prime comunità ebraiche arrivassero qui a Roma e venissero, le comunità ebraico-cristiane venissero proprio qui a pregare. Ed è un luogo che in questo momento è anche sotto restauro, quindi non si è potuto ammirare in tutta la sua bellezza la facciata di Santa Maria in Trastevere, così cara ai romani, però all'interno conserva tutto il suo splendore, e anche, appunto, c'è questa armonia tra bellezza e povertà. Sì, ed è un'armonia che è molto legata dal sentimento che Papa Francesco si insegna, cioè l'amore, no? In fondo tutto ciò, una volta Papa Francesco disse che i poveri non è che sono belli per natura, ma i poveri sono belli e insegnano perché sono amati, cioè è l'amore che, come dire, trasforma in bello tutto quello che è creato, ed è un aspetto interessantissimo, e la Basilica è sicuramente bella. Tra l'altro è stato riprodotto proprio il magnifico affresco del catino absidale all'esterno, dove la Vergine e il Salvatore sono sullo stesso trono, ed è questa un'antichissima tradizione. In questo momento chi saluta le persone? Allora, saluta le persone che poi faranno, gli rivolgeranno qualche parola. C'è Giovanna, un'anziana della comunità di Sant'Egidio, che ha 80 anni ma è molto attiva nell'andare a visitare gli anziani, nella preghiera, eccetera, eccetera. Poi ci sarà un giovane quindicenne che arriva dalla Siria, un palestinese nato in un campo profughi in Siria, che ha sofferto la guerra in Siria e che è arrivato in Italia attraverso i corridoi umanitari, perché era scappato dalla Siria ed era arrivato a Beirut in Libano, e lì vive in un campo. Poi ci sarà anche una persona della comunità di Sant'Egidio che si occupa dei rapporti internazionali, Mauro Garofalo, che parlerà, diciamo, dei problemi della pace, di come costruirla. Ed ancora dovrebbe esserci una giovane della Scuola della Pace che racconterà l'esperienza di aiutare ancora oggi i bambini nelle periferie romane come primo gesto per cambiare loro la vita. Ma ecco, in questo momento c'è l'ingresso della Bibbia, della parola. Allora noi su queste immagini diamo la linea a Paolo Fucili per la telecronaca della liturgia della parola, poi ci ritroveremo più tardi ancora qui da Piazza Maria in Trastevere. Grazie a Cristiana Caricato, buonasera da Paolo Fucili, grazie anche all'ospite di Cristiana, Augusto D'Angelo. La linea la prendiamo qui dall'interno di Santa Maria in Trastevere per iniziare a seguire la liturgia della parola con Francesco, lo vedete inquadrato, che assiste all'ingresso della parola portata in processione.
con alcuni bambini, alcuni giovani. Sarà un incontro davvero intenso, che ha già vissuto bei momenti anche di spontaneità. Le parole di Francesco rivolte alla piazza, molto affollata, nonostante la pioggia molto copiosa. E naturalmente c'erano già previsioni meteorologiche che parlavano di una giornata piovosa, e di chi si è scelto di il luogo all'interno della basilica per tenere questo incontro. Ascoltiamo dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù le disse: Che cosa è scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Le disse: Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è mio prossimo? Gesù riprese: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto. Lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece, un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura. Lo portò in un albergo e prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: Chi ha avuto compassione di lui. Gesù le disse: Va, e anche tu fa così. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta al piede del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dile dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni, ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Parola del Signore. A questo punto ascoltiamo la meditazione del parroco di Santa Maria in Trastevere, Don Marco Gnavi. Padre ecco. Santo, cari fratelli e care sorelle, com'è vero che la parola di Dio è lampada ai nostri passi. Facciamo festa con lei oggi per questo dono che ci accompagna sin dall'inizio.
Eravamo giovani quando nel 1973 questi stessi brani del Vangelo di Luca ci furono commentati assieme da un amico, un pastore valdese, Baldo Vinai, ora scomparso. Volle leggere assieme il racconto del buon samaritano e Marta e Maria, spiegando con profondità evangelica ciò che noi cercavamo di vivere, il legame inscindibile fra l'ascolto della parola e l'amore dei più poveri. Il dottore della legge chiese a Gesù: «Chi è il mio prossimo?» Voleva giustificarsi, ma forse aveva anche smarrito il contatto con l'altro. Qualche volta, a concentrarsi troppo o solo sulla legge o sulla teologia, si diventa miopi, non si vede l'altro. Un autore italiano parla di morte del prossimo come di una seria malattia sociale di oggi. Così cresce la distanza, il cuore si inaridisce, non si riesce più a compatire se non i propri dolori. E in questo mondo globalizzato e dallo sguardo planetario si ignora tante volte chi soffre vicino e il prossimo lontano. Chi è il mio prossimo? Alla fine si resta soli con se stessi e le proprie idee. Per questo, credo, Gesù costringe il dottore della legge a scendere idealmente per strada tra Gerusalemme e Gerico, dove soffre un uomo invisibile ai più, mezzo morto ai lati di una strada trafficata. E qui, e non nel chiuso del tempio di una sacrestia, avviene l'incontro con il samaritano, straniero alle abitudini religiose delle vite del sacerdote e alla fretta delle loro agende. Lui ebbe compassione dell'uomo mezzo morto, si espose al rischio di una strada infestata dai briganti e dette gratuitamente del suo, se ne prese cura responsabilmente e creativamente fino a stimolare l'aiuto altrui con il genio della carità. Il ferito non chiese nemmeno un miglio e lui percorse tutti quelli necessari alla sua cura. Ora comprendiamo meglio l'invito di Gesù: fai lo stesso e vivrai. Fare ciò che farebbe il samaritano e infine ciò che ha fatto il Signore Gesù: essere simili a Lui. Ma com'è possibile, se siamo così contraddittori e se vediamo solo noi stessi e il nostro interesse? Per fare lo stesso, per essere simili a Lui, bisogna andare alla scuola del Signore. Ecco allora Maria, una donna piccola, la cui grandezza era chiusa in un gesto. Si siede ai piedi di Gesù quando va a casa sua. Lo ascoltò e così scelse la parte migliore. Gesù aggiunge: non le sarà tolta e nessuno mai potrà toglierci la parola di Gesù. La parola è lampada ai nostri passi e fa vedere chi ha bisogno. La parola ci strappa all'impotenza, ci dona intelligenza dell'amore, illumina gli occhi e la mente. Maria ha scelto la parte migliore, la parola di Gesù, ma anche il povero. Chi ascolta la parola e prega diventa amico dei poveri. Marta è attiva, ma è concentrata su ciò che fa e vive nel divorzio fra servizio e ascolto, tanto che alla fine rimprovera sua sorella e lo stesso maestro. Si sente giusta e non ha bisogno della grazia della parola. Al contrario, Maria intuisce che solo in Gesù ogni servizio trova forza e trova centro, e Lui la fonte dell'amore. Maria ha bisogno della scuola del Maestro. Si siede ai suoi piedi, come fanno solo i discepoli. Lei
che non ne avrebbe avuto diritto perché donna. Oggi, grati e stretti insieme a Papa Francesco, chiediamo nella preghiera fiduciosa che il Signore ci conceda sempre di tornare ai Suoi piedi e di vivere una compassione larga per i fratelli più feriti, sapendo che a Lui tutto è possibile. La Sua parola è potente e, se accolta, non tornerà senza aver irrigato la terra con frutti di solidarietà, senza avere trasformato la storia. O Signore, insegnaci a pregare. La pace è il dono prezioso di Dio e questa pace ce la scambiamo gli uni gli altri. Padre Santo, ora il nostro popolo sarà rappresentato da alcune persone che volevano raccontarle delle cose importanti della loro vita e della nostra vita comune. Giovanna parlerà a nome degli anziani, Jafar dei profughi venuti dalla Siria, Laura a nome dei giovani e Mauro del nostro lavoro per la pace. Lascio a loro la parola. Prego, Giovanna. Il presidente della comunità, Marco Impagliazzo, ha presentato già lui i quattro testimoni che si rivolgono a Papa Francesco. Poi parlerà anche naturalmente il Papa. Ascoltiamo. Padre Santo, mi chiamo Giovanna e per me è una grande gioia poterla incontrare. Sono anziana ed oggi essere anziani è difficile. La vita si è allungata. Ma la società non si è allargata alla vita, come lei ha detto. La vecchiaia, spesso, viene vista come una malattia da tenere lontana finché si può. Me ne sono accorta quando sono andata in pensione. Fino ad allora avevo ignorato la vecchiaia, ma ormai non potevo più tenerla lontano. Non avevo mai avuto prima tanto tempo per me. Come riempirlo?
I miei familiari mi dicevano: finalmente puoi pensare un po' a te stessa. È quello che fanno tanti miei coetanei. Un viaggio, nuovi hobby, magari anche un po' di sport. Non c'è niente di male, anzi. Ma io volevo essere ancora utile. Che fare? Prima di allora non avevo mai avuto nemmeno il tempo di chiedermelo. Il lavoro, la famiglia, tutto mi confermava che ero utile. Ma adesso io la ringrazio, Padre Santo, perché ricorda noi anziani che abbiamo una missione nella Chiesa e che non bisogna tirare i remi in barca. Lei ci ha detto che la vecchiaia dobbiamo un po' inventarcela. Io ho cercato di farlo e il primo modo che ho trovato è stata la preghiera. Da anziana ho ricominciato a pregare. Non sempre nella mia vita ho dato tempo e importanza alla preghiera. Avevo troppo da fare, presa da tante cose. Oggi vivo la preghiera anche come un servizio per gli altri, non solo per quelli che conosco e mi sono vicini, ma anche per i malati, per i carcerati, le vittime della miseria e della guerra. E poi con la preghiera ho trovato il modo migliore per viaggiare, per raggiungere tanti luoghi del mondo. Insieme a questo ho anche scoperto di avere ancora tanto da dare. Noi anziani abbiamo ancora gambe capaci di andare verso gli altri, braccia che possono sostenere, parole che possono consolare e soprattutto tanto affetto che può ridare calore e gioia ai giovani che si ritrovano con una vita arida, senza amore. Santo Padre, abbiamo ancora forze ed energie e, se Dio vuole, vita davanti. Le chiediamo che la Chiesa ci prenda di più aggiornata come operai della sua vigna. La Chiesa deve sapere di più che esistono gli anziani e che sono una forza anche nel tempo della debolezza. Possiamo aiutare gli altri in tanti modi, andando a trovare altri anziani malati o ricoverati in istituto, visitando i carcerati, ma anche parlando con i giovani che spesso vivono soli. Io lo faccio con i miei nipoti e vedo che è molto utile. Alcuni anziani della comunità hanno iniziato ad aiutare i rifugiati e insegnano loro la lingua italiana. Gli anziani possono lavorare per l'integrazione. Questi giovani hanno trovato in noi padri, madri, ma soprattutto nonni. E poi, Padre Santo, noi vecchi siamo per la pace. Abbiamo sofferto già abbastanza per la guerra in Europa e ne conosciamo i suoi orrori. Sono convinta che, se valorizzati, noi anziani possiamo essere costruttori di pace nella società. Ma la Chiesa ci ascolti e ci aiuti ad essere ascoltati. Grazie, Padre Santo. Molto bella questa richiesta al Papa di fare in modo che la Chiesa possa dare più considerazione agli anziani, a quello che gli anziani, al tanto di buono che possono fare gli anziani per la Chiesa. Caro Papa Francesco, mi chiamo Jafar, ho 15 anni, sono un palestinese siriano di Damasco. Sono qui
con mia madre Rasha e i miei fratelli più piccoli, Omar e Janin. Sono nato nel campo di Yarmouk, alla periferia di Damasco. Durante la guerra, il campo è stato assediato per molti mesi. Mi ricordo bene quando il campo è stato chiuso per un mese e mezzo. Nessuno poteva entrare e nessuno poteva uscire. Non si trovava da mangiare. Per un periodo abbiamo mangiato solo riso. Un giorno è caduta una bomba su una moschea vicino a casa. Mentre le persone stavano uscendo, tanti sono morti. Dopo questo fatto, molte famiglie sono scappate dal campo. Per altri 2 anni siamo rimasti nel campo. La vita era difficile. Spesso c'era il coprifuoco. Non potevamo andare a scuola. Ogni tanto andavo alla scuola della moschea. Era pericoloso uscire perché nel campo c'erano i gruppi armati di Daesh e fuori c'era l'esercito del governo. Mia madre una volta è uscita con mio fratello piccolo per trovare da mangiare ed è caduta una bomba vicino a loro. Mamma ha protetto Omar, ma diverse schegge sono entrate nei suoi occhi. E io oggi sono gli occhi di mia madre e parlo anche per lei. Dopo pochi giorni siamo dovuti scappare e andare in Libano, dove c'erano alcuni parenti di mamma. Avevo 10 anni. Lì siamo stati in un campo per 3 anni. Nel 2016 abbiamo saputo che c'era la possibilità di venire in Italia, grazie ai corridoi umanitari. Ora io e i miei fratelli andiamo a scuola. Ho fatto nuove amicizie, gioco a calcio. Ho cominciato a frequentare i giovani per la pace. Con loro andiamo a trovare gli anziani. Padre, so che lei vuole bene a tutti, soprattutto a chi come noi ha sofferto per la guerra ed è dovuto scappare dal proprio paese. La ringrazio per il suo affetto e per le sue parole in difesa degli immigrati. Mi piace molto vivere in Italia, ma penso spesso alla Siria. E quando penso alla Siria, mi viene in mente una parola importante: pace. Davvero toccante questa testimonianza. Jafar, siriano, 15 anni, la mamma cieca, la vedete perché... Non sappiamo se è lei, forse no. È stato detto della... forse non era lei, ma ecco, è stato detto la mamma ha perso la vista per una bomba caduta. Mi chiamo Laura e ho 23 anni. Questa estate con i miei amici dei Giovani per la Pace, da tutta Europa, ci siamo trovati a Barcellona, proprio all'indomani del terribile attentato alla Rambla. Tra i tantissimi fiori, candele, biglietti lasciati sul luogo dell'attentato, ce n'era uno che mi ha colpito. Un giovane aveva disegnato un ragazzo, piccolo piccolo, che rappresentava lui stesso. È un mostro grande, simboleggiante la paura. Il disegno era intitolato «Qui ci siamo io e la paura». E nel commento diceva «La paura non è così grande e io non sono così piccolo». Non ho paura. Questo disegno ci ha fatto pensare. La paura non è così grande come dicono, o come tanti atti di violenza, di divisione, di bullismo vorrebbero dimostrare. Essere insieme in quel momento drammatico mi ha fatto capire che non siamo così piccoli come crediamo. Essere comunità, essere nella Chiesa è un grande dono nel tempo del virtuale e della solitudine di tanti miei coetanei. Più vivo nel virtuale, più gli altri si allontanano e ne ho paura. Triste è la vita in cui non ci sono amici. Triste è la vita in cui mi devo sempre difendere. Così triste che può portare anche a compiere atti violenti. Ma in questa tristezza si è accesa una luce, l'incontro con i poveri. Quando ho incontrato i bambini poveri della periferia di Roma, nella scuola della pace,
Quando ho capito la loro domanda di amicizia, sono cadute le difese. Ho capito che il problema non è difendersi dagli altri, ma difendere i poveri. Ho sentito di avere una responsabilità verso di loro. Sì, fino ad allora credevo che la responsabilità fosse una parola non adatta ai giovani, ma per i grandi, per i vecchi. Ma l'incontro con i bambini poveri mi ha spiegato che la responsabilità vale anche per me. Come potevo lasciare solo quel bambino? E con la responsabilità sono venuti i sogni. Ho sognato di dare un futuro ai bambini. Ho sognato una società in cui ci sia posto per tutti. È il diritto di ognuno avere un sogno. Non è illegittimo come ci fanno credere, dicendo sì, va bene, ma tanto non ci riuscirai mai. Dei sogni ne parliamo un altro giorno. Sognare un mondo nuovo per tutti, non solo per me, è un mio diritto che io voglio esercitare con i miei amici. Oggi posso dire di fronte a lei, Padre Santo, che la presenza di un bambino povero, vulnerabile, nella mia vita mi ha cambiato più di tanti discorsi. Mi chiedo, non sarebbe possibile nella Chiesa rendere il contatto con i poveri più presente nell'educazione dei giovani? A volte si ha l'idea che dei poveri si debbano occupare solo alcuni, degli specialisti. Non sarebbe più bello se in ogni parrocchia o scuola cattolica si proponesse di incontrare e servire i poveri ad ogni giovane? L'incontro con il povero per me non è stato soltanto un fatto sociale, ma anche una realtà spirituale. Ho capito meglio chi era Gesù, o meglio, ho capito di averlo incontrato. Anche questa testimonianza contiene una sollecitazione importante: rendere più presente in qualche modo il rapporto con i poveri, col mondo dei poveri, soprattutto in tutto quello che la Chiesa fa per i giovani e con i giovani. Padre Santo, mi chiamo Mauro e ho 41 anni. Appartengo a quella generazione di europei che non ha mai conosciuto la guerra direttamente, a differenza dei nostri nonni. Siamo nati e vissuti nella pace, grazie alle visioni di uomini illuminati che hanno costruito il sogno europeo dopo due guerre mondiali. Ma facendo parte di una comunità globale che ha tra le sue P, quella della pace, anch'io ho visto e toccato la guerra. Da qualche tempo mi occupo di varie situazioni di conflitto, soprattutto della Repubblica Centrafricana, dove ho conosciuto la grande sete di pace di questo popolo che ha tanto sofferto. Ho visto i centrafricani, gente mite, abituata a vivere pacificamente tra etnie e religioni diverse, precipitare nel vortice della violenza. Ho visto un paese benedetto dalle ricchezze naturali sprofondare nella miseria e diventare un paese dove è difficile comprare cibo e medicine, ma è sin troppo facile procurarsi armi per pochi dollari. Ho conosciuto un popolo buono, ostaggio della violenza e di traffici illeciti, tra cui quello delle armi. Ero a Bangui durante la sua visita, quando tutto il popolo centrafricano ha gridato al cielo con lei Ndoye, Siriri, pace, amore. Quell'invocazione concorde di pace, quella preghiera a Dio, ha liberato energie di riconciliazione e guarito i cuori di tanti dalla schiavitù, dall'odio e dalla diffidenza. Ho visto cristiani e musulmani di nuovo insieme, accompagnarla per le strade della città con rami di palma in mano, un segno di pace nelle strade che fino a pochi giorni prima erano teatro di scontri violenti. La comunità ha voluto fare suo l'appello che da Bangui ha rivolto al mondo intero. A coloro che usano ingiustamente le armi di questo mondo dico: deponete questi strumenti di morte. Per questo, dopo aver firmato da qui a Roma un patto per la pace con 14 gruppi armati e politici, abbiamo iniziato a lavorare sul terreno alla smilitarizzazione dei gruppi armati, perché tanti tornino al lavoro e alle famiglie e finalmente si viva insieme nella giustizia e nella sicurezza. Nella savana ho incontrato gruppi armati fatti di giovani, di giovanissimi, armati fino ai denti, con gli occhi da bambini,
ma nell'odio invecchiati e tristi, che non hanno mai conosciuto una scuola o un'educazione. Chi li ha armati? Non hanno mai avuto un libro o un quaderno, ma solo armi. È una follia troppo grande. Ho visto la gioia nei loro occhi alla proposta di lasciare le armi in cambio di lavoro o di formazione. Padre Santo, dobbiamo tornare a convincere questo mondo che la pace può nascere non con più armi, come spesso ipocritamente, cinicamente si dice, ma senza armi. Le armi sono diaboliche. È necessario aiutare il mondo a disarmarsi, come stiamo facendo in Centrafrica. È la via della pace, insieme alla preghiera, che ne è la radice. Questo posso testimoniare oggi davanti a lei, dopo aver conosciuto la guerra e le sue amare conseguenze. Poi c'è l'impegno per la pace, che parte importante di quello che fa la comunità di Sant'Egidio, che fa e che ha fatto in questi 50 anni di storia, che festeggia oggi. Questo sarà l'oggetto della testimonianza di Mauro Garofalo, che si occupa delle relazioni internazionali della comunità. Poi ascolteremo tra poco Francesco. Padre Santo, grazie ancora una volta della sua presenza tra di noi. Per i 50 anni della comunità, come lei sa e ha già detto Marco Impagliazzo, abbiamo preferito non guardare indietro in modo celebrativo, magari per goderci qualche successo, ma guardare avanti. Non si tratta di fare progetti che la storia sconvolge puntualmente, bensì di vedere chi ci viene incontro, chi ha bisogno di aiuto oggi, quali sono le domande aperte. Insomma, da che parte vengono la vita e la storia? Lei dice prendere la palla dalla parte che te la tirano. Non siamo noi a sceglierlo, ma dobbiamo sapere da dove viene. Il tempo è cambiato dal 68 o dalle nostre origini. Interi mondi sono scomparsi, come i regimi dell'Est o le forze dell'utopia rivoluzionaria. E i nuovi mondi del Sud hanno perso la speranza di essere nuovi, come avevano negli anni 60, e hanno conosciuto la guerra, la corruzione, le armi. Tutto si è globalizzato, divenendo un grande mercato. Però sembra che non molto sia cambiato nei poteri che reggono la storia, come il denaro che lei varie volte ha ricordato. E allora la domanda è: oggi è possibile cambiare il mondo? Si dice che il tempo globale è troppo complicato. Bisogna prima di tutto sopravvivere, difendersi dagli altri, soprattutto dai poveri, dai più deboli.
e si afferma la logica del pensare a sé, che va dal mio egocentrismo personale all'egoismo nazionale. Ogni paese deve chiudersi e salvarsi dalla marea del mondo. In fondo, anche se stiamo bene, ci sentiamo vittime e abbiamo paura. Siamo in un'età della rabbia ovunque, rabbia contro gli altri, i diversi, i poveri, i presunti nemici. Ed è un'età dolorosa dove ci sono violenze e guerre senza fine. Abbiamo sentito della Siria, potremmo parlare del Sud Sudan. E poi in fondo la violenza è accovacciata alla porta di ogni società e può risvegliarsi. La tentazione è diventare pessimisti e il pessimismo favorisce chiusure e pigrizie. Ma come possiamo essere pessimisti noi, che siamo i discepoli di colui che è risorto? Eppure tante volte il pessimismo può prenderci. Sant'Agostino afferma: voi dite i tempi sono difficili, ma vivete bene e con una vita buona cambierete i tempi. Cambiate i tempi e non vi lamenterete più. Padre Santo, noi conserviamo del 68 e dintorni la convinzione che tutto può cambiare e che dipende anche da noi. E poi soprattutto questa convinzione è stata irrorata dal Concilio, che ci ha offerto la parola che illumina i cuori, le menti, la strada. E anche quando è buio si può camminare nel buio. Questo, Padre Santo, ci libera da quell'ossequio, da quello stare non con la schiena dritta, che rende piccoli, spaventati, avari, clericali e conservatori. Giuditta, la donna che fiaccò con la sua bellezza l'arrogante, diceva: chi teme il Signore è sempre un grande. Grande perché accetta la sfida di fare un mondo migliore. Ma come? A mani nude e con le parole. Questi sono gli strumenti del Vangelo e oggi siamo convinti che siano gli strumenti migliori. E continua Giuditta: i miei poveri alzarono il grido di guerra, i miei deboli alzarono il grido e quelli furono sconvolti. C'è una forza degli umili e dei poveri. Io vorrei dirle, Padre Santo, non per fare a lei un complimento, che magari non è gradito, ma per dirle la realtà, che da quando con l'Evangelii Gaudium lei ha proposto di uscire per strada, fuori dall'istituzione, fuori dalle sacrestie, fuori dai piani pastorali, fuori dall'autoreferenzialità, dall'egocentrismo, dalla nostra purezza, quando lei ha proposto di uscire, un popolo grande si è messo in cammino. È vero che oggi, Padre Santo, non siamo potuti uscire perché piove e quindi siamo dovuti stare dentro, ma è una necessità, non è una linea che dura. E da quando lei ha proposto di uscire con l'Evangelii Gaudium, si incontra tanta gente che ha voglia di fare il bene e si trovano risorse e energie, non solo rabbia, più amore che rabbia. E questo ci dà molta speranza e molta gioia. In questa prospettiva, Sant'Egidio non si sente una comunità di perfetti, e come potremmo esserlo, poi ci conosce, ma si sente una comunità di popolo, magari piccola, ma senza confini, perché coinvolta nei dolori dei vicini e dei lontani. E poi la rabbia, l'egocentrismo guariscono se noi andiamo incontro agli altri con simpatia, se rendiamo ragione della speranza, aiutiamo a incontrare i poveri, perché i poveri sono veri maestri della verità della vita. Questa è la gioia del Vangelo che proviamo. E allora guardiamo il futuro.
L'età della rabbia può diventare età della fraternità o età dello spirito. Si ricorda quando venne ad Assisi nel 2016 per celebrare l'anniversario della preghiera di Assisi. Lei disse: crediamo e speriamo in un mondo fraterno, un sogno semplice ma decisivo, e aggiunse: il nostro futuro è vivere insieme, per questo siamo chiamati a liberarci dai fardelli della diffidenza, dei fondamentalismi e dell'odio. Queste non sono parole, non è un programma impossibile, ma mi sembra, con 50 anni di storia, di poter dire che questa è una richiesta che viene dal gemito dei poveri, dal gemito dei popoli, dal gemito della terra. E la nostra preghiera prova a sintonizzarsi con questi gemiti, qui in questa basilica e in ogni luogo dove siamo. Vivere insieme per un mondo fraterno, con le periferie, nella città, nel mondo, è una rivoluzione possibile. Sì, Padre Santo, è una rivoluzione possibile. Diceva un amico nostro, Olivier Clément, teologo ortodosso: le uniche rivoluzioni creatrici della storia sono nate dalla trasformazione dei cuori. E la Chiesa, madre di speranza, ci sostiene. Eppure lei, Padre Santo, con la sua parola da 5 anni, ci sostiene. E Cristo, dall'alto del mosaico, ci guarda con occhi teneri mentre cinge sua madre in un abbraccio. Lui rende possibile vivere questo, vivere per un mondo fraterno, vivere perché l'età della rabbia diventi quella di un mondo fraterno. Grazie. Prima del Papa ci eravamo dimenticati, ma era assolutamente previsto in programma, il saluto del fondatore della comunità di Sant'Egidio, il professor Andrea Riccardi. Parole molto ispirate anche le sue, e adesso prende la parola Papa Francesco. Cari amici, grazie della vostra accoglienza. Sono contento di essere qui con voi per il 50° della comunità di Sant'Egidio. Da questa Basilica di Santa Maria in Trastevere, cuore della vostra preghiera quotidiana, vorrei abbracciare le vostre comunità sparse nel mondo. Vi saluto tutti, in particolare il professore Andrea Riccardi, che ha avuto la felice intuizione di questo cammino, e presidente, professore Marco Impagliazzo, per le parole di benvenuto. Non avete voluto fare di questa festa solo una celebrazione del passato, ma anche e soprattutto una gioiosa manifestazione di responsabilità verso il futuro. Questo fa pensare alla parabola evangelica dei talenti, che parla di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. Anche a ciascuno di voi, qualunque sia la sua età, è dato almeno un talento. Su di esso è scritto il carisma di questa comunità, carisma che, quando venni qui nel 2014, ho sintetizzato in queste parole: preghiera, parola e pace. Preghiera, parola, poveri e pace. Le tre P. E aggiungevo: camminando così, aiutate a far crescere la compassione nel cuore della società,
che la vera rivoluzione è quella della compassione e della tenerezza, quella che nasce dal cuore, a far crescere l'amicizia al posto dei fantasmi dell'inimicizia e dell'indifferenza. Preghiera, poveri e pace. È il talento della comunità maturato in 50 anni. Lo ricevete nuovamente oggi con gioia. Nella parabola però un servo nasconde il talento in una buca e si giustifica così: ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Quest'uomo non ha saputo investire il talento nel futuro perché si è fatto consigliare dalla paura. Il mondo oggi è spesso abitato dalla paura, anche dalla rabbia, diceva il professor Riccardi, che è sorella della paura. È una malattia antica. Nella Bibbia ricorre spesso l'invito a non avere paura. Il nostro tempo conosce grandi paure di fronte alle vaste dimensioni della globalizzazione. E le paure si concentrano spesso su chi è straniero, diverso da noi, povero, come se fosse un nemico. Anche si fanno dei piani di sviluppo delle nazioni sotto la guida della lotta contro questa gente. E allora ci si difende da queste persone, credendo di preservare quello che abbiamo o quello che siamo. L'atmosfera di paura può contagiare anche i cristiani, come che quel servo della parola nascondono il dono ricevuto. Non lo investono nel futuro, non lo condividono con gli altri, ma lo conservano per sé. Io appartengo a tale associazione. Io sono di quella comunità. E si truccano la vita con questo. E non fanno fiorire il talento. Se siamo da soli, siamo presi facilmente dalla paura. Ma il vostro cammino vi orienta a guardare insieme il futuro, non da soli, non per sé, insieme con la Chiesa. Avete beneficiato del grande impulso alla vita comunitaria e all'essere popolo di Dio venuto dal Concilio Vaticano II, che afferma: tuttavia piace a Dio di santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo. La vostra comunità, nata alla fine degli anni Sessanta, è figlia del Concilio, del suo messaggio e del suo spirito. Il futuro del mondo appare incerto, lo sappiamo, lo sentiamo tutti i giorni nei telegiornali. Guardate quante guerre aperte. So che pregate e operate per la pace. Pensiamo ai dolori del popolo siriano, l'amato e martoriato popolo siriano. Di cui avete accolto in Europa i rifugiati tramite i corridoi umanitari. Com'è possibile che dopo le tragedie del XX secolo si possa ancora ricadere nella stessa assurda logica? Ma la parola del Signore è luce nel buio e dà speranza di pace. Ci aiuta a non avere paura anche di fronte alla forza del male. Avete scritto le parole del Salmo: lampada
per i miei passi e la tua parola, luce sul mio cammino. Abbiamo accolto la parola di Dio tra di noi con spirito di festa. Con questo spirito avete accolto quanto ho voluto proporre per ogni comunità a conclusione del Giubileo. Che una domenica all'anno sia dedicata alla parola di Dio. La parola di Dio vi ha protetto in passato dalle tentazioni dell'ideologia e oggi vi libera dall'intimidazione della paura. Per questo vi esorto ad amare e frequentare sempre più la Bibbia. Ognuno troverà in essa la sorgente della misericordia verso i poveri, i feriti della vita e della guerra. La parola di Dio è la lampada con cui guardare il futuro anche di questa comunità. Alla sua luce si possono leggere i segni dei tempi. Diceva il Beato Paolo VI, la scoperta dei segni dei tempi risulta da un confronto della fede con la vita, così che il mondo per noi diventa un libro da leggere con lo sguardo e il cuore di Dio. Questa è la spiritualità che viene dal Concilio, che insegna una grande e attenta compassione per il mondo. Da quando la vostra comunità è nata, il mondo è diventato globale. L'economia e le comunicazioni si sono, per così dire, unificate. Ma per tanta gente, specialmente poveri, si sono alzati nuovi muri. Le diversità sono occasione di ostilità e di conflitto. È ancora da costruire una globalizzazione della solidarietà e dello spirito. Il futuro del mondo globale è vivere insieme. Questo ideale richiede l'impegno di costruire ponti, tenere aperto il dialogo, continuare a incontrarsi. Non è solo un fatto politico o organizzativo. Ciascuno è chiamato a cambiare il proprio cuore assumendo uno sguardo misericordioso verso l'altro per diventare artigiano di pace e profeta di misericordia. Il samaritano della parabola si occupò dell'uomo messo morto sulla strada perché vide e ne ebbe compassione. Il samaritano non aveva una specifica responsabilità verso l'uomo ferito ed era straniero. Invece si comportò da fratello perché ebbe uno sguardo di misericordia. Il cristiano, per sua vocazione, è fratello di ogni uomo, specie se povero e anche se nemico. Non dite mai io che c'entro. Bella parola per lavarsi le mani. Io che c'entro. Uno sguardo misericordioso ci impegna all'audacia creativa dell'amore e ce n'è tanto bisogno. Siamo fratelli di tutti e per questo profeti di un mondo nuovo. E la Chiesa è segno di unità del genere umano tra popoli, famiglie e culture. Questo anniversario vorrei che fosse un anniversario cristiano, non un tempo per misurare i risultati o le difficoltà, non l'ora dei bilanci, ma il tempo in cui la fede è chiamata a diventare nuova audacia per il Vangelo. L'audacia non è il coraggio di un giorno, ma la pazienza di una missione quotidiana nella città e nel mondo. E la missione di ritessere pazientemente il tessuto umano dalle periferie che la violenza e l'impoverimento hanno lacerato, di comunicare il Vangelo attraverso l'amicizia personale, di mostrare come una vita diventa davvero umana quando è vissuta accanto ai più poveri, di creare una società in cui nessuno sia più straniero. È la missione di valicare i confini e i muri per riunire. Oggi ancora di più continuate audacemente su questa strada.
Continuate a stare accanto ai bambini delle periferie e con le scuole della pace che ho visitato. Continuate a stare accanto agli anziani. A volte sono scartati, ma per voi sono amici. Continuate ad aprire corridoi umanitari per i profughi della guerra e della fame. I poveri sono il vostro tesoro. L'Apostolo Paolo scrive: «Nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo di Dio». Voi siete di Cristo, è il senso profondo della vostra storia fino a oggi, ma è soprattutto la chiave con cui affrontare il futuro. Siate sempre di Cristo nella preghiera, nella cura dei suoi fratelli più piccoli, nella ricerca della pace, perché Egli è la nostra pace. Egli camminerà con voi, vi proteggerà, vi guiderà. Prego per voi e voi pregate per me. Grazie. Molto bella la sequenza di continuate dell'ultima parte del discorso di Francesco, un incoraggiamento a proseguire su questa strada intrapresa nei primi 50 anni di vita della comunità di Sant'Egidio, che festeggia questo anniversario oggi col Papa da Santa Maria in Trastevere. Siamo a Roma, nel cuore del centro di Roma, vicini alla sede della comunità. Adesso un congedo. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. È il momento di alcuni saluti. L'arcivescovo Monsignor Paglia, presidente
della Pontificia Accademia per la Vita, Monsignor Zuppi, Arcivescovo di Bologna, altri vescovi, Monsignor Spreafico di Frosinone, anche lui amico della comunità di Sant'Egidio. Il Papa ha rivolto un bellissimo discorso ai presenti qui nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, alla comunità di Sant'Egidio, per questo anniversario, un'occasione di festa, 50 anni della comunità. Questa è l'occasione che ha portato Papa Francesco a Santa Maria in Trastevere. Siamo a pochi passi dalla sede della comunità, Piazza Sant'Egidio, e ha preso il nome della comunità proprio anche dal piccolo convento che divenne la sede della comunità. E il Papa invita tutti noi a non considerare le diversità come occasione di ostilità, di conflitto. Bisogna ancora costruire una globalizzazione della solidarietà, una globalizzazione dello spirito. Io voglio sentire se c'è la collega Cristiana Caricato, che potrebbe intanto commentare questa parola col suo ospite, mentre continuiamo a vedere le immagini che ci arrivano dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere. Francesco ancora saluta tante persone che si sono raccolte per questo incontro. Cristiana, se ci sei, a te la linea. Sì, eccoci, siamo in diretta dall'esterno della Basilica, sulla piazza di Santa Maria in Trastevere, dove già si sono riuniti nuovamente tutti coloro che avevano accolto il Papa poco più di un'ora fa, un pontefice che ha voluto celebrare questi 50 anni nel cuore di Roma con la comunità di Sant'Egidio. Accanto a me ancora Augusto D'Angelo, della comunità che ci ha accompagnato in questa diretta. Abbiamo sentito il discorso del Papa e soprattutto vediamo un Papa che continua a salutare i tantissimi profughi, rifugiati, poveri, amici della comunità che sono venuti. Doveva esserci, dobbiamo dirlo, una parte in cui il Papa avrebbe salutato delle delegazioni a fianco della Basilica in privato. Questa parte è saltata, scopriremo poi perché, probabilmente anche per evitare che i tanti che sono all'aperto prendano troppa acqua. No, ma penso che ho visto alcuni dei volti delle persone che avrebbero dovuto incontrarlo dopo, che sono entrati in chiesa, quindi l'hanno salutato rapidamente in chiesa, e quindi è stato un momento che, più che saltare, diciamo, si è un po' ristretto, ma forse anche, come dire, opportuno così per le condizioni meteorologiche. Devo dire che il discorso del Papa andrà meditato, ma c'ha degli spunti di grande interesse, è molto bello. Intanto l'idea di un cinquantesimo che non è il ricordo del passato, ma è un anniversario cristiano, e quindi la necessità di una nuova audacia per il futuro. Il ribadire che i poveri sono il tesoro della comunità di Sant'Egidio, e poi ha fatto due esempi concreti: uno, i bambini delle periferie non solo di Roma ma di tutto il mondo che vengono aiutati ed accompagnati con la Scuola della Pace, l'altro che piace tantissimo al Papa perché lo ha citato spesso, i corridoi umanitari, cioè quelli che oggi rappresentano l'unica via legale per tanti immigrati che scappano dalla fame, dalla guerra, dalla povertà, per arrivare in Europa, perché l'Europa è abbastanza serrata da questo punto di vista, e l'unico modo attualmente sono i corridoi umanitari. Tra l'altro li abbiamo visti poco prima, i bambini della Scuola della Pace che salutavano il Pontefice, il Papa che adesso è praticamente alle nostre spalle, davanti, sta attraversando il portico che introduce la Basilica, adesso esce nuovamente all'esterno, dove sono rimasti gli irriducibili che hanno sfidato la pioggia pur di stare con il Pontefice. E il Papa che adesso, appunto, come vedete, saluta a piedi
parte di questi ragazzi, in gran parte sono ragazzi ma ci sono anche anziani, ospiti delle varie comunità che Sant'Egidio ha messo in piedi in tanti angoli della città, e il Papa quindi saluta anche, c'è una tregua, dobbiamo dire meteorologica, anche se forse probabilmente molto breve, ma il Papa approfitta di questo momento per salutare ancora personalmente. È un po' una caratteristica del pontefice, quella di stare accanto, farsi prossimo, ma poi appunto incontrare personalmente ciascuno di quelli che sono presenti qui nella piazza. È un momento molto bello, anche perché è bello vedere il Vescovo di Roma nel cuore di Roma. Certo, e poi secondo fuori programma, nel senso che per fortuna ha smesso di piovere e quindi il Papa ha potuto attraversare la piazza, salutare tutti quanti e sì, collegarsi un po', diciamo, anche fisicamente a questo popolo di Sant'Egidio che lo ha aspettato e ha sfidato la pioggia per salutarlo. Io direi che poi un aspetto importante tra le tante storie di oggi è la storia di Jafar, questo ragazzino di 15 anni, nato profugo, che ha subito la guerra, la cacciata dal proprio paese e che si presenta al Papa e gli dice: io sono felice di vivere oggi in Italia, ma vi prego, pregate per la pace. Ecco, mi sembra un po' la sintesi di tutta la giornata. Ecco, tra l'altro noi abbiamo qui con noi anche due ragazzi che ci hanno raggiunto, due ragazzi che sono della comunità di Sant'Egidio e che in qualche modo sono stati chiamati in causa proprio dal pontefice, perché ha parlato a lungo anche della scuola della pace. Giovanni, che con me ha fatto e segue le scuole della pace. Seguiamo la scuola della pace a Tiburtino Terzo, che è un quartiere di Roma che è diventato famoso purtroppo tristemente per delle violenze contro gli immigrati quest'estate. Noi abbiamo, diciamo, raccolto l'invito di questa comunità, del gruppo delle persone che ci viveva, e siamo andati a offrire ai ragazzi un dopo scuola che è innanzitutto un aiuto per i compiti, per chi ha difficoltà ad avere qualcuno che lo aiuti a fare i compiti, e in secondo luogo soprattutto un'apertura al mondo, cioè un'occasione di poter uscire dal proprio quartiere che per molte persone diventa una prigione dalla quale non si riesce ad uscire e dove non si riescono a vedere speranze. Ecco Giovanni, il Papa ha parlato di queste scuole della pace nel suo discorso, anche ne ha parlato a lungo, avete sentito, anche se qui fuori con la pioggia, però avete potuto ascoltare le sue parole e anche questo incoraggiamento ad andare avanti. La pace è importante. Sì, è sempre una grande sfida, perché innanzitutto è da un lato difficile conquistare l'amicizia delle persone dei quartieri, dei genitori, conquistare la loro fiducia, l'amicizia dei bambini, e allo stesso tempo riuscire a trovare sempre nuovi giovani che si lasciano toccare da questi bambini. Ma in questo le persone più brave sono proprio i bambini. I bambini hanno questa capacità di entrare in contatto con gli adulti in maniera molto più sincera e molto più schietta. Uno dei ragazzini, uno degli ultimi giorni, ha detto: ah, dove è finito Andrea? Sono due settimane che non lo vedo, mi manca. Così, senza che nessuno glielo chiedesse. Accanto a noi c'è anche Marcela, che viene dal Brasile e che invece lei, da giovane, perché anche lei è una studentessa, si occupa degli anziani. È da 4 anni che vado a trovare gli anziani in una casa di riposo a Via d'Alba, a Roma, e diciamo che non è soltanto volontariato per me è anche un modo per costruire un ponte tra i giovani e gli anziani. È anche, diciamo, è bello perché è come avere tante nonne, e quindi ogni volta che vado a trovarle mi sembra tipo di sempre stare a casa, in cui senti i racconti, le loro esperienze. E poi è bello perché loro sono molto sole, quindi a volte hanno bisogno comunque di parlare, di sfogarsi, anche di condividere delle pezzi della loro vita. E quindi noi organizziamo queste feste in cui cantiamo, facciamo dei giochi, in cui ci raccontiamo delle cose, anche di Roma magari, come loro se la ricordavano. E molto, adesso abbiamo anche dei ragazzi della scuola alternanza lavoro, dell'alternanza scuola lavoro, e si divertono anche loro moltissimo, anzi proprio, cioè, ogni sabato loro sono i primi ad arrivare sempre, cioè è una bella attività, mi piace tanto. Senti.
Santi Marcella, il Papa ha detto continuate a fare le scuole per la pace, continuate a stare accanto agli anziani. Sì, secondo me è un bel messaggio, è importante per tutti i giovani stare accanto agli anziani, perché si ha molto, diciamo, da imparare, sia dalle loro esperienze, dai loro racconti, ma soprattutto noi possiamo portare una ventata comunque di novità. E è anche un bel modo per comunque tenere unita la società, cioè ricordarci che comunque le persone anziane non sono inutili, non sono prese da scartare, ma sono molto importanti, possono dare molto, anche con la vecchiaia, comunque con la loro esperienza possono dare moltissimo a tutti noi. Allora, intanto rimanete con noi, rimane con noi anche il nostro Augusto D'Angelo. Intanto rividiamo uno dei momenti più commoventi, secondo me, di questo pomeriggio, ed è il momento in cui ha parlato il giovane Jonas, il palestinese Jafas, il palestinese di Damasco, che la seconda testimonianza proposta dagli amici di Sant'Egidio, raccontando la sua storia di profugo, una storia difficile, soprattutto pensando alla sua giovane età, solo 15 anni. Allora sentiamola insieme e poi sentiremo anche le parole del Pontefice. Caro Papa Francesco, mi chiamo Jafar, ho 15 anni, sono un palestinese siriano di Damasco. Sono qui con mia madre Rasha e i miei fratelli più piccoli, Omar e Janine. Sono nato nel campo di Yarmouk, alla periferia di Damasco. Durante la guerra il campo è stato assediato per molti mesi. Mi ricordo bene quando il campo è stato chiuso per un mese e mezzo. Nessuno poteva entrare e nessuno poteva uscire. Non si trovava da mangiare. Per un periodo abbiamo mangiato solo riso. Un giorno è caduta una bomba su una moschea vicino a casa. Mentre le persone stavano uscendo, tanti sono morti. Dopo questo fatto, molte famiglie sono scappate dal campo. Per altri 2 anni siamo rimasti nel campo. La vita era difficile. Spesso c'era il coprifuoco. Non potevamo andare a scuola. Ogni tanto andavo alla scuola della moschea. Era pericoloso uscire perché nel campo c'erano i gruppi armati di Daesh. E fuori c'era l'esercito del governo. Mia madre una volta è uscita con mio fratello piccolo per trovare da mangiare ed è caduta una bomba vicino a loro. Mamma ha protetto Omar, ma diverse schegge sono entrate nei suoi occhi. E io oggi sono gli occhi di mia madre e parlo anche per lei. Dopo pochi giorni siamo dovuti scappare, andare in Libano, dove c'erano alcuni parenti di mamma. Avevo 10 anni. Lì siamo stati in un campo per 3 anni. Nel 2016 abbiamo saputo che c'era la possibilità di venire in Italia, grazie ai corridoi umanitari. Ora io e i miei fratelli andiamo a scuola. Ho fatto nuove amicizie, gioco a calcio. Ho cominciato a frequentare i giovani per la pace. Con loro andiamo a trovare gli anziani. Padre, so che lei vuole bene a tutti, soprattutto a chi come noi ha sofferto per la guerra ed è dovuto scappare dal proprio paese. La ringrazio per il suo affetto e per le sue parole in difesa degli immigrati. Mi piace molto vivere in Italia, ma penso spesso alla Siria. E quando penso alla Siria, mi viene in mente una parola importante, pace.